Adesso è la terna arbitrale, quindi con un, a passo, quindi non di corsa. Frotterella invece la Cremonese, come squadra ospite con la maglia del club, grigio-rossa a strisce verticali, numeri bianchi. Quindi, e anche la squadra di casa, il Brescia, messo meglio in classifica, 3 punti di differenza rispetto alla Cremonese. Quindi una partita importante per le rondinelle, per i giovani del Brescia, ma soprattutto un derby che è molto sentito per questa rivalità anche a livello giovanile. Soprattutto tra le tifoserie, che oggi sono numerose qua al Centro Sportivo San Filippo. Noi, i fotografi, ci fanno sempre un favore perché ci girano le spalle alle tribune e quindi non possiamo inquadrare la formazione, fare una fermo immagine della formazione. Niente di male, tutto pronto, calcio d'inizio del Brescia che gioca dalla sinistra verso destra della nostra tribuna, della nostra postazione. ...45 minuti per tempo, la formazione ve l'abbiamo già detta. Tutte e due le squadre sono al completo, quindi non ci sono assenze né da una parte né dall'altra, almeno per quello che so io guardando le formazioni. Brescia in avanti, ma ha appena perso una palla adesso, quindi c'è un fallo laterale per la Cremonese, siamo sulla destra, in zona di difesa della Cremonese. Adesso c'è questo rilancio che trova un po' scoperta la difesa. Op. No, però dovete star seduti. Adesso il pallone è tornato in campo, quindi si riprenderà il gioco con una rimessa laterale del Brescia. Siamo sulla linea di metà campo, pallone lanciato in avanti, un altro fallo laterale, conquista terreno, conquista metri il Brescia in questo inizio di partita. Siamo al secondo minuto di gioco.
naturalmente quando la partita, nelle prime battute c'è molta confusione in campo, proprio perché bisogna sistemare, i giocatori devono sistemarsi bene, devono studiare gli avversari, le marcature, le posizioni in campo, quindi c'è un po' di caos. Poi quando il gioco viene spezzettato anche a causa di falli, di interventi fallosi, tutto si calma, tutto si sistema. Adesso c'è una punizione per il Brescia. Nella tre quarti campo, pallone che spioverà in area e c'è subito una conclusione, una girata, una semigirata del numero 9 del Brescia, debole però centrale, quindi non impensierisce il portiere della Cremonese. Peschieri, portiere della Cremonese, numero 12. Sonzogni. Rinvia con i piedi il portiere. In seconda battuta è la Cremonese che riconquista il pallone, poi adesso si gioca sulla linea laterale di destra, praticamente sotto la nostra tribuna. Noi non vediamo la riga, proprio nascosta dalla rete. E se non vediamo la riga non vediamo neanche i giocatori. Adesso c'è un intervento pulito, un intervento che sbroglia una bella situazione del numero 11 della Cremonese. Non ha commesso fallo, era proprio al limite dell'area il giocatore del Brescia. Brescia che è partito in modo più offensivo, è la Cremonese che deve chiudersi. Cremonese molto aggressiva, il cross, il corner è stato battuto corto, ma la respinta del difensore poi ha innescato ancora lo stesso giocatore che ha messo un pallone fortissimo dentro l'area, e sono anche le soluzioni migliori, proprio perché basta una piccola deviazione quando il pallone arriva così violento in area, a raso terra soprattutto. Se la cava, adesso c'è già una sostituzione, è entrato il numero 18, non ci siamo accorti del numero del giocatore che è uscito, quindi probabilmente non vedo più il numero 7, quindi probabilmente è uscito. Probabilmente è uscito Trezza, se non sbaglio, ex Parma. Quindi partita sfortunata per lui, perché siamo solo al settimo minuto. Si vede che
È entrato il numero 18 Manu, quindi già un cambio dopo 7 minuti per il Brescia. Quando c'è questi cambi, a inizio partita quello che entra non si è scaldato con il gruppo titolare, ma si è scaldato con il gruppo che poi sarebbe sotto in panchina. Quindi quando si entra in campo freddi, proprio perché... Otto minuti di gioco, 0-0, ma una partita che si preannuncia non sicuramente con un risultato bianco. La posta in palio è alta per tutte e due le squadre, 3 punti di differenza, però il Brescia viaggia nelle zone alte, ma la Cremonese è subito a tiro del Brescia, con una vittoria sarebbe alla... Girone A, quindi Parma contro tutti, Parma capolista solitario, ma subito c'è l'Udinese, quindi gli scontri diretti sono ancora tutti da giocare, quindi sembra che il calendario in questo avvio abbia favorito il Parma, ma è ancora tutto da dimostrare se Parma farà una cavalcata solitaria, sarà difficile. L'anno scorso il Parma è uscito ai rigori contro il Napoli, quindi in caso di vittoria giocava in casa, sarebbe passato nella categoria superiore, quindi la Primavera 1. Ma ai rigori è stato il Napoli ad avere la meglio. Un rigore fallito per il Parma, 5 segnati per il Napoli, quindi una delusione per il Parma, proprio perché uscire in quel modo lì dopo aver fatto un campionato strepitoso, ma è stato il Verona ad aggiudicarselo. Poi allora era allenato da Veronese. Adesso Veronese ha sostituito all'Under 17 del Torino Malfatti, proprio perché dopo 5 partite il Torino aveva un solo punto, quindi c'è stato questo avvicendamento in panchina. Veronese è tornato ad allenare dal Parma al Torino, però non più con la Primavera ma con l'Under 17.
12 minuti di gioco non ci sono state grandi emozioni, i portieri sono abbastanza inoperosi, non ci sono stati interventi né da una parte né dall'altra, quindi gioco tutto sommato equilibrato, non bellissimo in questo avvio di partita. Lunghissimo questo lancio, questo fallo laterale con le mani, poi l'arbitro vede una irregolarità dentro l'area e fischia un fallo a favore della Cremonese, sempre 0-0, ma la partita non decolla. Adesso perde malamente un pallone la Cremonese nella sua metà campo, poi rimedia però il numero 7 che va a fermare l'avanzata del giocatore del Brescia sulla destra. Adesso c'è un corner, un calcio d'angolo per il Brescia. Tutto male questo corner dal Brescia, anche se il pallone era arrivato nei pressi dell'area piccola, poi però non ha saputo controllarlo bene, è stato un tentativo. Non efficace del giocatore del Brescia di arrivare sul pallone, anzi, ha cercato un colpo di tacco che non gli è riuscito. Adesso è il Brescia che riparte dalle retrovie, supera la metà campo, adesso siamo sulla destra, poi viene interrotta questa azione offensiva del Brescia e c'è un fallo fischiato a favore della Cremonese. Siamo ormai al quarto d'ora, superato del primo tempo, sempre 0-0. Non ci sono stati grandi sussulti, ci si aspetta di più da questa partita. Adesso c'è un bel rinvio, un bel controllo di palla e senza pensarci a un qualche tocco laterale, il difensore della Cremonese spazza via il pallone in modo deciso, lontano dalla sua area. Adesso il fallo è a favore del Brescia, siamo circa sulla linea di metà campo, pallone giocato all'indietro, però la Cremonese mantiene un presso medio, non alto, non basso. Sui portatori di palla, stringe le marcature quando, e le raddoppia anche quando il Brescia arriva sulla tre quarti e riconquista la palla, un atteggiamento tattico
sicuramente studiate dall'allenatore Pavesi. Dovrebbe essere un ex Brescia, se non sbaglio. Adesso c'è il primo colpo di scena, siamo al 17esimo, calcio di rigore per la Cremonese, l'arbitro era a pochi passi, il giocatore della Cremonese è stato affrontato e finito a terra. Vediamo chi si incaricherà di questa battuta, c'è già il pallone in mano, lo sta sistemando sul dischetto. Numero 9 se non sbaglio. Angolato, intuisce. Brandini, ma non respinge, pallone che si insacca. Al 18esimo cambia risultato, Cremonese in vantaggio. Cremonese 1, Brescia 0. Non è il numero 9 ma il numero 4, Ballavio, scusate, io ha fatto gol per la Cremonese il numero 4, Ballavio, io ho visto male, non fortissimo ma angolato, intuisce l'angolo, il portiere, che adesso la Cremonese riparte ancora sulle ali dell'entusiasmo. Quindi doccia fredda al 18esimo per il Brescia. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio. Primo squillo di tromba della Cremonese al 18esimo col numero 4 su calcio di rigore, Ballavio. Ma è la Cremonese. Che non si chiude, ma. Adesso si sono scaldati gli animi da parte del Brescia, adesso c'è stato un intervento a centrocampo. Bisogna evitare di farlo proprio perché. Cerca di tenere il possesso palla, la Cremonese ci riesce bene.
non vuole buttarlo. Adesso c'è questo lancio qua. Adesso c'è un pallone perso dalla Cremonese a metà campo, però non riesce a ripartire il Brescia, che non lo sfrutta a dovere, anzi è la Cremonese a rilanciarsi. Bisogna sfruttarli meglio questi errori centrocampo, perché possono diventare situazioni pericolosissime. Adesso è l'allenatore del Brescia che si fa sentire dalla panchina, non è contento, anche se la Cremonese al 18esimo è passata su calcio di rigore, l'unica, diciamo, palla gol, se così si può dire, ma è stata più un'ingenuità del difensore, proprio perché non c'erano pericoli incombenti né in area, quindi bisogna stare attenti a intervenire, proprio perché... Adesso c'è questa bella apertura dall'altra parte del campo, pallone che finisce fuori, troppo lungo, della Cremonese. Poi c'è la segnalazione, lo sbandieramento del guardalinee, però è sempre 1-0 al 24esimo per la Cremonese. E adesso estrae il cartellino l'arbitro, diretto al numero 6. Castellini. Primo ammonito della partita. Partita corretta, quindi. Però adesso il Brescia commette qualche fallo di troppo, soprattutto in zone dove non serve fare fallo, proprio perché sono zone alte del campo e quindi non... Adesso cerca un giochetto il centravanti della Cremonese, si vede che ha i piedi buoni, perché era difficile andare via, lui ci ha provato in quel modo lì, ma non ci ha riuscito. Però si vede, adesso pallone è uscito, ma c'è un grande intervento stavolta di Prandini, che vanifica però tutto l'arbitro, che fischia un pallone che era uscito dalla linea di fondo. Ma è stato bellissimo l'intervento del portiere, distinto sul colpo di testa del giocatore della Cremonese. Comunque un Brescia che fa fatica, dopo aver subito il gol non riesce. A portarsi in avanti, ma soprattutto in modo minaccioso. Adesso c'è un colpo di testa, ma con il pallone colpito in qualche modo, quindi neanche giù,
San tiro improvviso del nuovo entrato al posto Manu, che da distanza abbastanza da fuori area, 4-5 metri fuori area, fa partire un tiro violento ma che finisce altissimo. Si tende troppo a tenere la palla alta, è difficile poi controllare i palloni alti, bisogna giocare più raso terra, più addosso. Che c'è un rimprovero di un giocatore all'indirizzo del suo compagno, il numero 9, Guarena, che cerca sempre un po' la finezza invece di badare al sodo. Un po' a fatica la difesa del Brescia, riesce, non è contento l'allenatore del Brescia che vede i suoi non al meglio. Anche le prime squadre del Brescia e della Cremonese stanno facendo molto bene, il Brescia un po' in un periodo no, ma l'organico e la potenzialità del Brescia di primo ordine, e la Cremonese un po' a sorpresa occupa la seconda piazza, quindi momento d'oro per tutte e due le squadre che si sono distinte per l'ottimo settore giovanile, quindi sappiamo che per diventare grandi nel calcio l'unica via è il settore giovanile, che ne dicono i grandi esperti. Adesso c'è l'arbitro che va a dividere una scaramuccia tra i due giocatori. Fallo però era a favore del Brescia, quindi ah.
Brescia che non riesce a fondare, arriva, non riesce a fondare i colpi, non riesce a trovare spazi, varchi in avanti. Ci vuole più velocità nei movimenti, anche senza palla, farsi vedere. Adesso è troppo fermo, troppo statico il Brescia. E soprattutto non fa correre il pallone, ma lo deve portare. Viaggia più veloce invece la Cremonese. Cone senza pallone, sicuramente. L'arbitro è sempre molto vicino all'azione, però tutte le volte deve andare a dividere i giocatori che vengono a contatto fisico. Vale, porto doppio! Vale, aiuta! Vale, guarda fortunato, vale! Facile! Facile! Prima conclusione in porta, debole, centrale da parte del numero 8, Mor. Doppia larga! Doppia larga! Siamo al 34esimo, sempre 1-0 il risultato per la Cremonese. Al 18esimo su calcio di rigore, il numero 4, Ballabio. Adesso cerca il fallo, il numero 2 non lo trova perché l'arbitro Boafo si era appoggiato, aveva cercato un appoggio sull'avversario, l'appoggio non c'è stato, è finito per terra e quindi pallone che finisce fuori. Cremonese più reattiva, soprattutto in certe zone del campo, parte bene, quando riparte c'è un buon movimento corale dei giocatori con la palla o senza, quindi quando si muovono in tanti ci sono sempre più soluzioni per chi deve portare la palla. Sempre in difficoltà il Brescia, sia in costruzione che anche in opposizione quando non ha il pallone, quindi sicuramente meglio la Cremonese dopo 37 minuti di gioco, anche se sta vivendo sull'unica, diciamo, in sull'unica occasione, appunto sul calcio di rigore che ha avuto. I due portieri praticamente non sono mai stati chiamati in causa, però sì, c'è stato questo episodio a favore della Cremonese e adesso si trova in vantaggio. Vai, 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 vai
un altro brivido dentro l'area del Brescia. Bello. Ancora Cremonese pericolosissima, la difesa del Brescia sta ballando adesso. Aveva il tempo per controllarlo questo pallone, il giocatore della Cremonese ha cercato con un pallone abbastanza alto di colpirlo di piede, era tutto solo, praticamente doveva controllarlo quel pallone qua e aggiustarlo, poi magari... Oh. Sì, sì, sempre. Ma... Sì, 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 lo so. Abbiamo visto volentieri dopo tanti anni Arpini, suo figlio dovrebbe essere il vice capitano, ma ne avevo un altro che anche lui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Cremonese, quindi l'ho rivisto volentieri Arpini dopo tanti anni, perché è proprio suo figlio, il primo, il più grande, ha giocato fino alla Beretti, non è mai arrivato in prima squadra, però ha giocato in Serie D, ha fatto una bella carriera anche lui, dovrebbe essere un 96, 95-96 se non sbaglio, anno di nascita, quindi... Sì, Arpini ha il numero 6 della Cremonese. Adesso il gioco è interrotto perché c'è stato il tentativo di lanciar via il pallone. Il giocatore del Brescia è entrato in ritardo, quindi sono quelle situazioni dove il giocatore lancia deciso il pallone, poi prende in c'è l'impatto dell'avversario in leggero ritardo, proprio perché quindi sono dolorosi questi scontri. Cosa? Davide, cosa? Diciamo che questi ragazzi anche della Cremonese li ho visti crescere, perché li ho visti giocare Basso Ricci dai giovanissimi anche prima, quindi fino alla primavera, quindi tanti anni che conosco questi ragazzi che fanno tutta la trafila. 3 minuti alla fine del primo tempo. Non riesce il Brescia ad andare via sulla sinistra, ha cercato l'azione sul fondo, ma non... Vicino,
Adesso c'è un'ammonizione. Per il giocatore della Cremonese che ha allontanato il pallone, ha perso tempo. Finisce in fuori gioco il giocatore del Brescia, fuori gioco di rientro, l'assistente ha alzato la bandierina. Però un Brescia che deve riordinare le idee nell'intervallo, perché ne ha avute poche nel primo tempo, ne ha avute poche anche la Cremonese, però è in vantaggio 1-0. Calcio di rigore, un rigore. E l'arbitro ha giudicato, era lì vicino. Siamo un minuto di recupero, siamo al 46esimo, adesso c'è un fallo per il Brescia. Sarà l'ultima occasione probabilmente di questo primo tempo. Vediamo se riuscirà a sfruttarla a dovere il Brescia. Pericoloso questo, va tutto bene stavolta, però c'è ancora tempo. Proprio nel finale del primo tempo il Brescia si è un po' scrollato di dosso. Arriva il fischio dell'arbitro, si chiude il primo tempo 1-0, risultato per la Cremonese, ma primo tempo non bellissimo. Un po' sottotono il Brescia, la Cremonese invece ha giocato una buona partita, un buon primo tempo. Io ti aspetto da allora, che dura dal resto. Thank you.
Thank you.
Natale. Numero 4, ma un primo tempo un po' sottotono, la partita non è stata piacevole, non è stata bella, molto, c'è stato un po' troppo agonismo, ma agonismo in senso buono, ma poca qualità in questo primo tempo. Speriamo di vedere un secondo tempo migliore. Che ci ha colto di sorpresa anche noi. L'abbiamo perso, peccato. Thank you.
Adesso c'è un tiro Sibila vicino al palo, sarebbe stato un gran gol, ma il pallone è uscito. Adesso c'è un bel intervento difensivo del numero 6 Arpini, che riesce a tenere sulla velocità, sulla corsa, il numero 18, che una volta saltato il numero 6 avrebbe avuto la possibilità di lanciarsi verso la porta, era dentro l'area. Quindi da sottolineare l'intervento difensivo di Arpini.
tiro era stato deviato, però probabilmente è un gioco, è un fuorigioco di rientro, anche se il tiro era stato deviato da un difensore. Però adesso il Brescia sta portandosi minaccioso verso la porta a difesa. Era in ritardo il giocatore della Cremonese, doveva fermarsi, invece è entrato lo stesso, un intervento durissimo. Che non esce, sembrava destinato chissà dove, invece rimane in campo. Adesso come nel primo tempo, calcio di rigore, però stavolta è per il Brescia, l'area è la stessa, però stavolta tocca al Brescia calciare dagli 11 metri, quindi sul risultato di 1-0. Il Brescia ha la possibilità, questa occasione, il numero 10 che si incaricherà
delle esecuzioni. Cambia il risultato al 58esimo, quindi due episodi, due calci di rigore. Andreoli a portare in parità il Brescia al 13esimo minuto del secondo tempo. Adesso, come spesso succede nel calcio, anche se il risultato è di parità, sicuramente il morale, l'aspetto mentale è a favore del Brescia, proprio perché ha raggiunto il pareggio, quindi è più motivato rispetto alla Cremonese che ha subito il pareggio. Mezz'ora alla fine, siamo al 60esimo giusto, 1-1, due calci di rigore, uno nel primo tempo a favore della Cremonese, uno nel secondo tempo a favore del Brescia. Quindi la partita ha vissuto su questi due episodi, poco altro, anche se la Cremonese nel primo tempo ha fatto vedere qualcosa in più del Brescia, ma c'è un tiro dal limite dell'area del numero 10, debole, però non inquadra lo specchio della porta, finisce di rocchetta, finisce alla destra del palo difeso da Prandini. Thank you.
questo è un tiro da non commentare, perché bisogna tenerlo basso questo pallone, c'è la possibilità. Sì. Lo stanno guardando, si riposa. Perché non abbiamo visto nessuno. Poi c'è lo stanno da Brescia, lo dico. Terra, ci sono molti scontri, i giocatori che rimangono a terra. Pallone che verrà restituito alla Cremonese. Fase di stanca, però adesso della partita siamo al 65esimo. Contro su Muffiglia! Adesso perde in malo modo un pallone il Brescia nella sua metà campo. Poi non riesce il giocatore, il numero 10 Rocchetta della Cremonese, a mettere in mezzo il pallone. Ne scaturisce un mezzo tiro in porta, che però finisce fuori. Domani ci sarà un bel match sempre qua su questo campo, il Brescia Under 15 contro l'Inter. Adesso vedo un fallo là. Sono azioni fermate in da ambo le parti, prima sulla sinistra per il Brescia, poi in mezzo al campo si lotta, ma il gioco ne risente, il gioco è spezzettato da una quindi esce Mor, giovane.
No, è la Cremonese. Che... Scusate, è la Cremonese che cambia. Nove, 16, 11, 15 per la Cremonese. Quindi non vedremo più in campo Quarena numero 9 e Roncalli numero 11. Anche il Brescia. È uscito Manu, che era appena, aveva sostituito Trezza. Azione pericolosa della Cremonese in area del Varese. Fa una bella cosa, ma ne fa una malissimo, e quella che fa malissimo è quella decisiva. E quindi un brivido adesso nell'area del Cremonese, un pallone rimesso dentro in mezzo all'area di testa, però interviene bene il difensore e spazza. Thank you.
adesso c'è una grande ripartenza della Cremonese, tutto ha sbilanciato il Brescia, non riesce l'ultimo passaggio che avrebbe liberato un'autostrada davanti al giocatore della Cremonese, quindi sciuppa questa ripartenza, questo contropiede della Cremonese, però partita che si sta vivacizzando, fino adesso è stata un po', diciamo, settantaquattresimo, 16 minuti alla fine, quindi c'è tempo. Lungo questo cross morbido, ancora la Cremonese che non sfrutta una palla gol, questa di testa doveva colpirla più forte il pallone, ma soprattutto più angolato, invece è uscito un colpo di testa centrale da buona posizione, però troppo. Troppo debole, e quindi una Cremonese adesso meglio del Brescia. Adesso l'inserimento di questo giocatore, la Cremonese sta trovando molto l'inserimento di Odalo, sta mettendo un po' di scompiglio sulla destra nel sicuramente c'è più velocità nelle giocate, nella corsa in questa fase di gioco. Siamo al 76esimo, quindi non rimane tanto, meno di un quarto d'ora per le due squadre per cercare il bottino pieno. E sicuramente si stanno affrontando proprio per vincerla questa partita, perché giocano a viso aperto, ci sono molto spazio, molto in campo. Questo lancio in avanti però dove non c'è nessuno del Brescia, quindi riparte la Cremonese sulla sinistra. Cremonese che ha un gioco più ragionato, un gioco più... più ordinato, diciamo, del Brescia. Il Brescia gioca invece su delle fiammate. Cerca di perforare sulla sinistra, trova un muro da Cremonese. Adesso un po' fatica chiude la difesa del Brescia sull'incursione del giocatore della Cremonese. Avanti!
Adesso lascia il campo Idrissou. Entra Scalmana, quindi attaccante per attaccante. Vedete, sbaglia il movimento il giocatore del Brescia, il numero 20, che invece di stare largo ha voluto stringere il pallone, l'ha scavalcato. Ma... adesso commette un fallo il giocatore della Cremonese. Lì bisogna temporeggiare e non attaccare, soprattutto se commetti fallo, perché sei in una zona nevralgica per una punizione agli avversari. Ottanta minuti di gioco, 1-1 il risultato, ma punizione adesso a favore del Brescia da posizione interessante, tanti giocatori in area, praticamente ci sono le due squadre, la Cremonese sicura tutta la squadra nella sua area. Adesso c'è stato un... molti giocatori colpiti da crampi, quindi il campo è di dimensioni, quindi significa che hanno corso tanto. Infatti fioccano le sostituzioni. Sette 17 lascia il campo Lauccello, entra Musai. Quindi forze fresche, forze nuove per questi ultimi 9 minuti di gioco più recupero. Ancora un fallo a favore del Brescia, un'altra ingenuità, perché lì bisogna temporeggiare, non intervenire sul giocatore. Non può andare da nessuna parte, è chiuso. Invece così si regala una punizione pericolosa, rischiosa da quella posizione. Sta affiorando la stanchezza, infatti ci sono diversi giocatori colpiti da crampi, quindi adesso c'è un colpo di testa che esce da un soffio, stacca bene ma colpisce troppo angolato il pallone. Fa sussultare un po' la tribuna dei tifosi del Brescia, proprio perché sembrava un colpo di testa vincente, invece il pallone è finito fuori. Adesso riparte la Cremonese. Va là sotto palla, va là,
luminare un po' incandescente, proprio perché adesso c'è una munizione giusta, perché ha fermato una ripartenza pericolosa il giocatore della Cremonese. Arbitro che, a mio giudizio, ha tenuto bene in mano la partita, non ci sono stati grandi episodi, però due rigori li ha fischiati, quindi ha visto sicuramente gli interventi irregolari. Adesso spara alle stelle un pallone ghiotto il giocatore del Brescia, da buona posizione. Con quei palloni che quando ti arrivano, se li colpisci bene, fulmini il portiere. Non l'ha colpita bene. Adesso si è andato a chiudere da solo il giocatore del Brescia. C'è un batti e ribatti alla fine. Se finisce in pareggio la classifica rimane immutata, quindi il Cremonese sempre a 3 punti dal Brescia. Un punto per uno dicono che non fa male a nessuno. In questo caso o nel calcio il pareggio serve a poco. Infatti le squadre ci credono perché vogliono minuti alla fine, poi ci sarà recupero, ma adesso c'è una buona incursione dentro l'area del numero 3 che arriva sul fondo, ma non riesce a mettere il pallone in mezzo. C'è stata una chiusura del difensore della Cremonese, però partita sempre viva, sempre aperta, manca sempre meno, però sarebbe un colpo del KO in caso di gol delle due squadre. Adesso si è vistosamente appoggiato sulle spalle il giocatore del Brescia nello stacco di testa.
squadre stremate. Ormai siamo al 90°, quindi ci sarà il recupero. Adesso è la Cremonese che effettua un cambio, esce il numero 10. Rocchetta, entra il numero 21 Pellandi. Calcio d'angolo adesso per il Brescia. Adesso si portano avanti tutta la Cremonese ancora nella sua area. Proprio il 2 è un tiro da difensore, perché fallo per il Brescia al momento di liberarsi dal pallone, è stato colpito il... pallone lunghissimo. Adesso c'è stata una spinta, l'arbitro non ha visto. Vedete, il pallone quando rimbalza in aria diventa infuocato. Se prima aveva calciato male, adesso ha fatto un'ottima cosa in difesa, il numero 2. Ha fermato due avversari in un colpo solo, quindi meglio di così. Siamo a 4 minuti di recupero già, vediamo, non sappiamo quanto recupero ha dato, forse 4. Un tempo per parte, un gol per tempo e quindi pari, ciao Fini. E quindi un pareggio sicuramente giusto.
questo derby combattuto, molto agonisticamente, molto combattuto, però è mancato secondo me il bel gioco, sono mancate le occasioni gol, e quindi un pari tutto sommato giusto per quello che abbiamo visto oggi in campo. Un saluto a tutti i nostri amici che ci hanno seguito, un buon proseguimento di giornata, a risentirci e arrivederci a domani proprio su questo campo per la partita dell'Under 15 Brescia-Inter. E da questo bellissimo centro sportivo, un gioiello, un bijou. Un saluto da Franco